Sono Bartolomeo Pepe, sono un senatore della Repubblica, anche se ci bravo! Cittadino, senatore, chiamatelo pure Maglione, come volete. Ma sì, sempre, prima e dopo la coscienza. Voglio pigliare questa. Ah, la coscienza, ah, quella sì, sempre, la coscienza. Prima e dopo. Cioè prima, se, dopo, durante, sempre. Ma. Allora. Tanto dopo le domande di allora, per rilanciarmi a quello che ha detto Silvia, per farvi capire come funzionano le votazioni al Parlamento, allora, la maggior parte dei parlamentari non sa assolutamente quello che si vota. C'è un omino che viene visto da tutti i parlamentari che col pollice rivolto verso l'alto dice ok, votate sì. Col pollice così significa votare scheda nulla, col pollice verso praticamente significa votare no. E di quello che si sta votando la maggior parte non ne sa assolutamente niente. Noi come Movimento 5 Stelle al Senato vi posso dire praticamente queste riunioni che facciamo, che fate adesso, la fate una volta, una tanto, ogni 2-3 mesi, noi le facciamo praticamente tutti i giorni per capire quello che si sta votando. E mettere d'accordo 53 senatori, vi posso garantire, è una cosa molto difficile, perché a questo bisogna... bisogna abbinare lo staff, cioè quindi anche lo staff personale, lo staff di comunicazione, quindi coordinare il tutto veramente è molto complicato e siamo in enorme difficoltà perché ci sentiamo il peso addosso dei mass media, della base, ma anche dell'associazione, per capire quello che dobbiamo dare. C'è una paura di sbagliare enorme e quando c'è paura di sbagliare alla fine uno prima o poi ci casca e abbiamo veramente problemi. Abbiamo chiesto, io personalmente ho chiesto ad alcune associazioni di darmi una mano a presentare le leggi, no? La risposta è stata no, ma preferiamo fare la raccolta firma. Dico scusate, ma la raccolta firma a che serve? No, serve per fare poi praticamente presentare una legge, cioè con così praticamente presentate la legge, ma la presento direttamente io, qual è il problema? Abbiamo 53 senatori posti a completa disposizione, ma anche il resto del 108 della Camera. No, ci siamo accorti che poi alla fine togliendo questo presentato la legge, di fatto tutte le associazioni e i sindacati rimanevano senza lavoro. Una volta che si è risolto il problema, non hanno più un motivo di esistere. Quindi abbiamo anche questo problema, cioè le associazioni non ci danno neanche una mano in questo senso. Quindi veramente abbiamo una pressione mediatica notevole, ci troviamo in una condizione quasi orwelliana, siamo sorvegliati, microfoni praticamente anche nel gabinetto, cellulari accesi. Io per sapere qualcosa devo parlare con i giornalisti, perché praticamente sono fuori dal mondo, quando mi dico un giornalista dico no, ma lei sa dirlo domani, dovete incontrarvi? No, non lo sapevo, lo sta dicendo lei. Però si legga le mail che vede che c'è, che domani c'è, domani lì. Va bene, grazie, era così, sapevano già praticamente tutto loro. Guardate, è assurdo. Siamo. Guarda, è bella sta cosa. Guardate, è assurdo. È in Roma, non è. Io finalmente quando vengo qui posso un libro di parlare, lì non possiamo parlare. Siamo andati al ristorante, ci troviamo, non sappiamo se è la Digos, se sono i giornalisti, ci ascoltano, registrano quello che stiamo dicendo, usciamo sui giornali, il senatore si è spaccolato il naso, cioè è una cosa incredibile. Ma veramente, quindi quello che stiamo, come diceva Silvia, stiamo lavorando per voi, che siamo in enorme difficoltà, quello che è per voi, per noi, per tutto il paese, e quello che voglio dire, stateci vicini, ci stanno attaccando su tutta la linea, grazie.